Sono Alessandro Coticchio, studente del corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali al terzo anno. Allora, Associazione Universitaria Studenti Forestali. Prima di entrare proprio nel vivo dell'associazione, faccio una breve premessa. Sono abbastanza sicuro che chi mi ascolta in questo momento ha la parola forestale, la prima associazione ambientale che fa è quella della Guardia Forestale, del forestale inteso come guardiano del bosco, mentre invece è una figura altamente specializzata, è una figura altamente necessaria, specialmente al giorno d'oggi in cui addirittura è nato un ministero ad hoc per la transizione ecologica. Quindi le tematiche ambientali stanno sempre più acquisendo importanza, è una figura altamente necessaria. Noi siamo un'associazione nata nel 2004, composta da volontari, che a differenza magari delle altre associazioni che si presenteranno dopo di me, siamo un'associazione apolitica. Noi nasciamo principalmente per il corso di scienze forestali, per implementare la didattica, per fare varie attività che adesso vi presenterò, che mirano ad aggiungere qualità al corso che già è davvero di un'enorme qualità qui a Palermo. Di cosa ci occupiamo? Escursioni, qui vedete due semplici foto che sono due tipi di escursioni completamente diverse che noi facciamo. Sicuramente avete sentito parlare dell'incendio che c'è stato ad Altofonte la scorsa estate, al Bosco della Moarda, 800 ettari andati in fumo. Noi ci siamo occupati di fare un'escursione con la cittadinanza per spiegare cosa significa gestire un bosco affinché questi eventi non succedano o, se succedono, siano meno disastrosi rispetto a quello che è successo. Spesse volte uno vede un bosco e pensa sia lì per volontà divina, che non ci sia l'intervento dell'uomo, mentre invece l'uomo è artefice del paesaggio oppure di quello che non sembra. In Sicilia tutti i boschi sono gestiti, sono stati utilizzati dall'uomo e dunque l'uomo ha una responsabilità verso di essi. Mentre a destra è un'escursione di un'altra tipologia, perché noi alla fine siamo anche studenti, siamo un po' giovani, abbiamo voglia di divertirci. Quella è la Rocca Busambra sopra Bosco Figuzza, una delle escursioni più avventurose che abbiamo fatto quando ancora il Covid non c'era. Abbiamo fatto tutta la traversata della Rocca Busambra tra nebbia, pioggia, pure un po' di grandine. Insomma, ci divertiamo anche a esplorare il mondo forestale andando direttamente sul campo, oltre alle lezioni in aula, quando si poteva in aula. Inoltre, specialmente in quest'ultimo anno che è stato di pandemia, ci siamo dedicati a fare dei seminari online, ovvero di approfondire delle tematiche che per motivi di tempo magari i professori certe volte solamente accennano durante le loro lezioni, noi dedichiamo alcune ore per esplicarle online, solitamente tramite le nostre piattaforme social, come ad esempio l'importanza del bosco per la salvaguardia dei suoli, le specialine invasive o dall'incendio alla rinascita nel caso di Monte Pellegrino. Sono tutti solitamente webinar che noi facciamo in collaborazione con i professori del corso di laurea che sono sempre molto disponibili a collaborare con noi pure fuori dalle ore didattiche. Tra le altre attività che abbiamo fatto, questa recentissima di un paio di giorni fa, abbiamo organizzato un cineforum online. Come vedete c'è il simbolo oltre che di House Palermo anche di House Italia, perché tra un po' ve ne parlerò. Noi facciamo parte anche di una confederazione. Le associazioni universitarie e studenti forestali non esistono solo nell'ambito palermitano, esistono in tutta Italia. Siamo 10 sedi, forse 11 se ne sta aggiungendo una nuova. E quindi collaboriamo, facciamo attività assieme. Uno studente forestale di Palermo ha modo di conoscere la didattica e studenti di Firenze, di Padova, di Napoli, di Nuoro, di tantissime sedi. Quindi, come vedete brevemente riassunto qua, questo è quello che facciamo. È un punto di incontro, di socializzazione e dialogo tra studenti laureati, anche professori, promuovere organizzazioni, escursioni, corsi, seminari, tutto ciò che noi possiamo fare per implementare la didattica e creare socialità all'interno del corso di scienze forestali. Come ho anticipato, facciamo parte di una confederazione chiamata House Vitaria. Sono 10 sedi: Torino, Padova, Firenze, Viterbo, Napoli, il Molise, Potenza, Palermo, Nuoro, il FAG, che sarebbe l'Università di Reggio Calabria, che prende il nome di Forest and Agriculture Group. E in questi giorni stiamo parlando con dei ragazzi di Ancona, perché si vorrebbe aggiungere anche l'Università di Ancona alla nostra confederazione e nascere un'altra House. Questo è il direttivo, ve lo faccio vedere ovviamente non per l'importanza delle persone, ma per farvi vedere che ci sono House Nuoro, House Viterbo, House Firenze. Noi quindi in maniera telematica ci sentiamo con persone da tutta Italia e dialoghiamo sul mondo forestale. Credo sia una cosa unica del nostro corso di laurea e della nostra associazione. Quali sono gli obiettivi? Simili agli obiettivi del corso dell'area House Palermo, confronto tra studenti, svolgere un ruolo di rappresentanza degli studenti forestali, promuovere informazione e divulgazione e ampliare le possibilità degli studenti a tutto tondo.
Inoltre, le collaborazioni che valgono a livello di Ospitalia valgono per tutte le sei, con enti certificatori del legno, quali PEFC, FSC. Sono sicuro che sul brick del latte potete trovare l'etichetta FSC o su qualsiasi prodotto di derivazione forestale. Inoltre, abbiamo diretti contatti con il Consiglio dell'Ordine Nazionale, Dottori Agronomi Forestali, spesse volte pure con loro organizziamo eventi. Compagnia delle Foreste, una compagnia che si occupa di divulgazione in ambito forestale, la SISEF, Società Italiana Selvicoltura ed Ecologia Forestale, che nel 2019 ha fatto proprio qui a Palermo la sua assemblea che ricade ogni 2 anni, e il CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, analisi dell'economia agraria. Inoltre, ultima cosa, la nostra rete non si ferma da Ospitalia, ma la Ospitalia ha dei contatti anche con IFSA, International Forestry Student Association. Come se non bastasse avere contatti con tutti gli studenti forestali d'Italia, vogliamo averli con gli studenti forestali di tutto il mondo. Ci sono la regione sud europea, nord europea e internazionale. E i loro contatti sono con la IUFRO, con la FAO, con l'EFI, che è l'European Forest Institute. Quindi, come vedete, la nostra associazione è un ponte verso tutto il mondo forestale. Se volete avere più informazioni, potete cercarci sui social, quali Facebook e Instagram, con questi nickname. Io vi invito a cercarci già da adesso, perché le nostre attività sono aperte a tutti, non soltanto a chi è iscritto o sarà iscritto, mi auguro, al corso di scienze forestali o affini all'interno dell'ex scuola di Agraria, ma a chiunque, perché noi facciamo anche attività divulgativa e speriamo anzi di migliorare soprattutto nella divulgazione al grande pubblico, che possa conoscere di più l'importantissima figura dei dottori forestali. Grazie per la vostra Sono Valerio attenzione. Cultrona, presidente dell'associazione studentesca AGRUM e rappresentante degli studenti al Consiglio Interclasse Food Science and Technology. Parto subito a ringraziare tutti per un piacere comunque poter parlare agli studenti, soprattutto se sono gli studenti che ancora devono andare a toccare con mano quello che è il mondo universitario. Dico questo anche perché a volte può far paura passare da un contesto che possono essere quello delle scuole superiori a un contesto più grande come quello universitario, c'è cioè il rischio che ci si ritrovi comunque all'inizio un po' spaesati. Il nostro ruolo come associazione è proprio questo, quello di stare accanto allo studente e supportarlo in ogni occasione. Noi oggi abbiamo preparato un piccolo video. Valerio, non, in realtà scorre un po' a scatti e non so se ci sia audio di fondo. Se non c'è audio, lo lasciamo andare così. Cioè, si vedono solo le immagini che scorrono. Video che avevamo preparato appunto per farvi vedere quello che noi svolgiamo quotidianamente comunque all'interno del dipartimento e non solo. Dico la maggior parte di questo maledetto Covid. Nonostante tutto noi cerchiamo sempre di portare avanti nuove iniziative, adattandoci anche alla situazione Covid. Speriamo comunque per gli studenti che si iscriveranno un altro anno che questa situazione possa
quantomeno non dico terminare, ma riuscire a svolgere le attività che svolgevamo quando ancora si potevano svolgere in tutta Buongiorno tranquillità. A tutti, mi presento, io sono Eleonora Papia e sono vicepresidente dell'associazione ASAP. Allora, ASAP, come appunto ci suggerisce il nome stesso, è l'associazione degli studenti di Agraria di Palermo ed è un'associazione che rappresenta gli studenti da quasi 10 anni. Allora, diciamo che innanzitutto devo dire che l'associazionismo ad Agraria è veramente un associazionismo molto positivo, nel senso che c'è un bel dialogo tra i professori e tra gli studenti, quindi più che una lotta, ecco, come molti spesso pensano, è un confronto funzionale tra studenti e docenti. Diciamo che essere rappresentanti degli studenti è un concetto molto semplice, perché significa essere studenti al servizio degli studenti, e questa è una cosa molto funzionale soprattutto per le matricole, ovvero per, diciamo, per diminuire quelle che sono le paure, le ansie di chi inizia a intraprende un percorso universitario. E vi posso assicurare che ben presto vi accorgerete come l'università sarà il periodo più bello della vostra vita, quindi diciamo che le ansie e le paure finiranno presto. Allora, ASAP cerca di rappresentare gli studenti, diciamo, portando la loro voce, i loro pensieri, le loro problematiche in consiglio, agli organi superiori, cerca di accorciare, diciamo, la distanza che c'è fra studenti, anche il mondo lavorativo, tramite seminari che cercano in un certo senso di analizzare quello che è il mondo lavorativo da diverse angolazioni e sotto diversi aspetti. Infatti abbiamo organizzato diversi seminari che riguardano il marketing del vino, ma non solo, abbiamo proprio analizzato tutto quello che riguarda il percorso di trasformazione del vino, quindi a partire dal campo sino a arrivare in cantina. Però giustamente diciamo che l'associazionismo è anche altro, perché l'associazionismo sono momenti di incontro, di confronto. Diciamo che nella nostra auletta sono nate amicizie che durano praticamente da una vita, e in questo periodo proprio è una mancanza incolmabile, perché ci manca proprio il lato vero dell'associazionismo, che è il confronto diretto, la conoscenza di nuovi studenti, vivere la vita universitaria in tutti i sensi. Per me, e lo dico sempre, ci tengo, diciamo, ad evidenziarlo sempre, che l'associazionismo deve essere parte integrante della vita universitaria, perché è un modo diverso di vivere l'università. Ma non solo per questo, per esempio io nel mio caso posso dirvi che l'associazionismo è stato quel punto in più che mi ha fatto vedere il Dipartimento SAF come casa. Io adesso entro, diciamo, attraverso il viale e dico sono a casa, e spero veramente di tornare presto in dipartimento, di rivivere le lezioni in presenza, di riprendere tutta quella che è la normalità. Noi per qualsiasi cosa siamo a vostra disposizione, ASAP è presente su tutti i social, quindi potete contattarci in qualsiasi modo e saremo veramente a vostra disposizione per qualsiasi dubbio, dal più sciocco al più importante. State tranquilli, perché diciamo che l'inizio del percorso universitario è veramente un punto che cambierà la vostra vita, cambierà le vostre teste in tutto e per tutto, cambierà voi stessi, e vi consiglio vivamente di iniziare questo percorso universitario insieme ad una realtà associazionistica. A me farebbe piacere appunto vedervi parte del nostro staff, dello staff di ASAP, però qualsiasi, diciamo, ambiente associazionistico va bene, perché è veramente un ambiente di crescita assoluta, e si inizia a pensare per il gruppo e non solo per l'individuo. Quindi io vi auguro un grosso in bocca al lupo per l'inizio del vostro percorso universitario e vi aspettiamo in dipartimento. Voglio dire che sicuramente la nostra facoltà è tra le più belle, perché c'è una quantità di verde spaventoso, e questo non ce lo toglie nessuno rispetto al cemento delle altre facoltà. Però chiusa, diciamo, questa piccola battuta pungente, mi presento, sono Salvatore Randazzo, il presidente di Vivere Agraria, che è un'associazione relativamente giovane, e mi allaccio agli ultimi punti, soprattutto di Serena, che è stata super giù la penultima a parlare, sottolineava l'impatto psicologico, no, di questa situazione sulle matricole, sugli studenti, cosa che io effettivamente ho riscontrato, perché le matricole, tante matricole che sono entrate
nella mia associazione mi parlavano appunto di questo. Io mi sentivo solo, non sapevo come approcciarmi in un gruppo di tante persone, perché su Teams sono davvero tante persone, comunque mi sentivo solo, non riuscivo a legare con qualcuno. L'associazione serve anche a questo, ad avvicinarci per quanto possibile attraverso uno schermo e poi essere felici di rivederci. Inoltre la nostra associazione offre tutta quella che è una formazione interna dell'individuo. Noi abbiamo persone staff che sono entrate, diciamo, come persone molto timide, con tantissimi limiti, non riuscivano a parlare in pubblico, con paura degli esami, e che grazie a Vivere Agrari hanno potuto, diciamo, attraversare un processo evolutivo e migliorarsi. Io in prima persona sono migliorato tantissimo da quando mi sono iscritto ad Agrari e da quando faccio parte della mia associazione. Non rubo altro tempo, ringrazio il professore Columba per avermi invitato, ci trovate nei nostri canali social ovviamente, Instagram e Facebook.